Nuova assemblea, ieri sera a Sciacca, promossa dalle organizzazioni professionali agricole per tornare ad affrontare la questione dei costi dell'acqua per uso irriguo e della bonifica nel comprensorio dell'ex consorzio Agrigento 3. Le associazioni di categoria, facenti parte di Agri Insieme, hanno chiamato a raccolta sindaci, presidenti dei consigli comunali, assessori dei comuni ricadenti nel comprensorio irriguo dell'ex consorzio Agrigento 3 e i parlamentari. Ritengono l'apporto delle amministrazioni comunali di fondamentale importanza per arrivare alla soluzione di una problematica che il governo regionale continua ad affrontare con un inconcepibile e preoccupante ritardo. Lanciato ancora una volta il grido d'allarme per dei costi, quelli dell'acqua e della bonifica, che il mondo agricolo non può sostenere. Il fronte è unitario. Agri Insieme, con tutte le organizzazioni che danno vita ad Agri Insieme, in più Luci, la Feder Agri, va bene? Tutte queste diciamo, sigle hanno ragionato attorno a un problema che è annoso, un problema che non si può risolvere dall'oggi al domani. Un problema che è incancrenito, un problema che non so se volutamente o fino a che punto in maniera cosciente si è portato ad oggi. Però un fatto è chiaro, la politica e chi ci ha amministrato a livello regionale dal 95 ad oggi, tutti quelli che si sono succeduti hanno fatto finta che il problema non esisteva, ma non solo sull'ex Agrigento 3, ma su tutti gli 11 consorzi di bonifica a livello siciliano. Il sindacato non gestisce il consorzio di bonifica, il sindacato non ha valutato le leggi regionali, il sindacato tenta di dare un servizio agli iscritti che sono in regola. E si ricorderà l'onorevole La Roccarruvolo che in quell'occasione il governo Crocetta, i deputati presenti di tutti i colori politici, riuscimmo ad ottenere i famosi 3 milioni che poi purtroppo si persero un po' per strada, che vennero utilizzate anche per le risorse, per pagare le risorse umane all'interno del consorzio Agrigento 3, e alla fine quell'850.000 euro, se adesso non ricordo male, servì per non aumentare di ulteriore 4 centesimi, cioè da 19 a 23 l'anno 2016. Se voi lo dimenticate, io colpa non ne ho, ma questo piccolissimo risultato, la deputazione del tempo e quelle stesse facce che vedete stasera, non è che siamo cambiati. Noi il sindacato lo facciamo 365 giorni l'anno, non siamo sindacalisti occasionalmente. E allora come non devono essere occasionalmente i deputati, i sindaci, si ci mette la faccia tutto l'anno. Non è un'autodifesa, perché il sottoscritto, unitamente ai colleghi, riteniamo di non avere nulla di cui vergognarsi. Certo, nella vita si fanno errori, si fanno scelte, si può anche sbagliare. Un conto è il dolo, quindi compartecipare in quella gestione che noi non condividiamo, e un conto è non essere riusciti a dare il 100% nel risultato alla collettività. C'erano sindaci, amministratori e consiglieri comunali dei comuni di Sciacca, Ribera, Villafranca Sicula, Burgio, Lucca Sicula, Cattolica Eraclea e San Buca di Sicilia e i parlamentari regionali Michele Catanzaro e Margherita La Roccarruvolo. Rammarico è stato manifestato per l'assenza dell'onorevole Roberto Di Mauro della Commissione Bilancio dell'ARS. Le esigenze che sono state rappresentate rimangono ferme oggi. Quindi io penso che responsabilmente oggi dobbiamo capire cosa fare per poter andare avanti. Per quello che rappresenta l'amministrazione, ma non soltanto l'amministrazione, questa è un'indicazione che è venuta anche dal Consiglio Comunale nella sua interezza, quindi che riguarda tutte le componenti politiche della nostra città, ma che devo dire riguarda tutte le amministrazioni di tutti i comuni del circondario, perché abbiamo avuto modo di incontrarci, di confrontarci e siamo assolutamente tutti sulla stessa linea. È evidente che non possono essere gli agricoltori a ripianare i debiti dei consorzi di bonifica, perché questo è inimmaginabile, peraltro è anche ingiusto. Oggi la categoria colpita e la categoria di cui noi parliamo è sempre, perché è l'inizio e la fine, è l'agricoltore. Quindi cosa accade? Che noi mettiamo tutto, la politica, i consorzi, ovviamente c'è sempre un rimbalzo di responsabilità, sindacati, però alla fine noi non possiamo
fare una cosa che è di fondamentale importanza, di non dimenticare che purtroppo l'agricoltura e quindi l'agricoltore nell'ultimo quindicennio, ventennio sta vivendo una situazione davvero drammatica. Sono venuta qua per capire, io, deputato di maggioranza, deputato di coalizione, quello che vi pare, cosa posso fare? Fate una mozione d'ordine e io sarò con voi, ma mi dovete dire cosa fare? Fare sempre chiacchiere perse? No. Al termine dell'assemblea, Agrinsieme ha predisposto un nuovo documento contenente le richieste avanzate da tempo alla Regione e che saranno portate ancora una volta all'attenzione del Governo in occasione della nuova riunione del tavolo tecnico regionale.